Ciao a tutti, sono Spiga Ramonato e benvenuti nella terza puntata di questa serie che è ancora senza nome, anzi probabilmente ce l'avrà, però teoricamente noi stiamo registrando... Guardami negli occhi. Perciò... Scusa. Abbiamo appena finito di registrare l'altra. Sì, la terza so. Di fila. Stavo dicendo infatti che teoricamente, cioè no, praticamente stiamo registrando allo stesso giorno, alla stessa ora. Perché lui in questi giorni sarà impegnato, quindi registriamo adesso così abbiamo dei video da esatto. caricare. Perciò non conosco ancora il nome, perché in realtà non li abbiamo ancora dati. Ma sono no, aspetta, momento. Aspetta, aspetta, pensiamoci adesso. Ci fermiamo 10 minuti. Uh-huh. E ci pensiamo adesso. Pensiamo. Io direi Vanilla con Tonno, con Kuro, cosa del genere. Però il fit Kuro Tonno ci deve stare perché certo, comunque... Certo, no, non fit, with. La doppia scritto così. Aspetta. Perché? Perché si usa fare così. W slash. Così. Fidati. Faccio io, sono il mio professionista, non lo sapevo questo, eh? Io sono mio cuginetto, fa come si chiama? Serie Minecraft in vanilla, in vanilla episodio 1. Non mette l'hashtag, mette proprio episodio 1. Praticamente il titolo esce come una divina commedia personalizzata. Sì. Cosa che io adesso non voglio ricordarmi la divina commedia. Parlami di Dante. Sì, allora, la cosa che dicono quella tra un girone e l'altro sviene perché l'enfasi, l'emozione è una cavolata, semplicemente secondo me almeno non sapeva come passare da un girone all'altro, quindi o sveniva oppure lo portavano a forza o cose così. Sia chiaro. La prof di italiano non sarà d'accordo, però sono sicuro che sarà così. E Spiga divenne zitto. Zittissimo. Perché quando parli di Dante mi viene un e per passare da un girone all'altro. Sì. Dal girone del coglione al giramento basso. Adesso ci ascolta veramente, ci mette due. Per la cronaca. Non sono di Antone, cioè la conosco, la Divina Commedia l'ho studiata. Però dico. A metà del cammin di nostra vita mi trovai per una selva oscura, non mi ricordo nient'altro. Nel mezzo del cammin. Solo dettagli. Che non odio Dante, odio. L'ho odiato però nel periodo scolastico. Perché quando tu trovi una professoressa che. Cioè, follemente innamorata di Dante. E lo vuole. Cioè, quando ti interroga vuole che le dici anche quando calza gli scarpe. Lo odi. Automaticamente. E perché vogliamo parlare del modo in cui mi chiama? Che. Praticamente io. Questo lo mettiamo un attimo di Q&A. Un fatto breve. Io ho due nomi. Praticamente mi piace di più essere chiamato col secondo nome rispetto al primo perché mi piace di più. Spiga conferma. Confermo. Forse. E praticamente no. La professoressa al primo giorno di scuola. Come vuoi che ti chiamo? Tommaso o Nicolò? Boh, preferirei Nicolò, mi piace di più. Ah, come Nicolò Machiavelli, va benissimo. Ok, chiamami Tommaso. No, per favore, Tommaso lo sto odiando come nome, sinceramente. Sono veramente... Andiamo col nomignolo, però col nomignolo del cognome, però devi dirmi tu come si chiama. Sai chi è l'unico che mi chiama ancora Tommy? Quello che mi chiama Vacita. Oh mio Dio. Stiamo parlando di un amico di vecchio. Amico. Oddio. Ok, basta, questo video io non faccio niente, faccio una specie di fuck you, così. Ah, praticamente, cioè no, praticamente questi video li stiamo raccontando più cazzinosi di quanto ne sappiamo noi, cioè. Tu lo sapevi che in realtà un terzo... No, niente, una cazzata. Bene. Ho modificato la camera da letto. Ah, vengo a vederla subito. Amore. Tessora! Allora, aspetta che arriva. Dove cazzo sono? Ti stavo dicendo, l'altro giorno ero andato al supermercato e ho trovato questa troia con il mio stesso vestito. Oh mio Dio. Ok. Per dirti, non solo stava meglio a lei che a me. Sì, ha ragione, perché tu sei una sguattera di merda. Ma hai ragione. Da quanto ti sei spiaggiata? Non sono una Tirrenia. Non sono cosa concordia. Sei una balena, è diverso. E questa cosa sarebbe una balena drogata? Basta, verso della balena. Bene. Come dice Sio, verso della balena.
Chi è che non conosce Sio? Alzi la mano, che me la spezzo. Adesso lo alzano tutti. Ah, Scortex. ecco, il vecchio nome. No, si chiama ancora così, sì, era il vecchio nome. Ah, e c'è, volevo dire, ferro. Che emozione. Io sto saltellando. Comunque, Io sto prendendo la iniziamo mossa. con alcune domande. Boh, tu fammi domande che potrebbero fare i fan e io rispondo. Come ti chiami? Non lo dico per Legno, questioni di Tommaso privacy. Nicolò. Eh? Tommaso Eh Nicolò, sì, hai ma detto? non dico il cognome per rispetto della mia privacy. Ah, certo, il cognome neanch'io. Anche se ormai lo conoscono tutti. Prossima. Prossima domanda. Quali social utilizzi? Quali social utilizzi? Non ho capito niente, parla bene. I social, quali social hai? Allora, dedica allora personale mio o solo Facebook? Personale mio. Ah, ho cambiato la stanza da letto. Per il canale ho Instagram, Google Plus, che non utilizza praticamente nessuno, però io sinceramente lo usavo col mio profilo privato e lo usa un sacco di gente Google Plus in realtà. Guarda cosa vedo, guarda cosa vedo, guarda cosa vedo. Curo, 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 curo. Ho Oh, me ne passi per favore. tre pezzi. Anche io ho nella fornace. Te ne darò. E poi ho anche Twitter che non uso tantissimo. Lo uso più per condividere roba su prodotti Apple e cose così. Ah, forse tra. Forse, è ancora in forse. Scriverò per un blog su prodotti Apple. Ah, interessante. Guarda che lui ha un iPhone. E mi voglio prendere un Apple Watch usato perché non ho soldi. Dettagli. Io voglio prendere un Come il iPhone. mio iPhone, io il mio iPhone l'ho comprato di terza mano e l'ho pagato più o meno metà prezzo. Però ne basta la pena. Quello sì. Sta diventando di nuovo buio. E poi non capisco perché qua in Italia la roba costa più o meno 300 euro in più. Perché? Perché siamo in Italia, caro. Ah, ovvio, quindi per il fatto che siamo in Italia bisogna per forza pagare di più. Aspetta un po' che me lo ricordo. Certo. Aspetta un attimo che sto facendo carica batteria del telefono, che se no mi muore Ok. non e non ci sentono più. Andiamo in caverna. Se non in caverna, guarda che buio, prima andiamo a dormire. Aspetta. Ci mettiamo una porta per la caverna. Aspetta Sì. che la Abbiamo faccio. capito che ormai la casa sorgerà qui in pianura. Sì, non ho voglia di spostare tutto. Vai a dormire. Questo è il mio letto, giusto? Sì. Metteremo delle targhe, tranquillo. Ti stavo dicendo. Ah, sì, ho un iPhone 5S che in questo momento è mia madre. Io ho preso il suo iPhone 4 perché mi piace di più iOS 6 rispetto a iOS 7, quindi. Attenzione, una delle poche persone al mondo che È pensa più così, eh? elegante, sinceramente, per me la Apple ha perso la sua eleganza con l'iPhone 6. Con l'iPhone 6 e con iOS 7 ha perso quell'eleganza tipica di prodotti Apple. Sì, anche secondo me. Io ho conosciuto i prodotti Apple, l'iPhone, iPad, tutto quanto, erano considerati all'epoca prodotti per uffici, perché l'iPhone è nato come telefono da ufficio. Ma era un telefono elegante sia per il design sia per il software. Per Il il design software era no. anche semplice da usare. Design. E per me la Apple ha perso quell'eleganza da quando è morto Steve Jobs. Sì, è vero. Cioè, Eh? sinceramente, io penso che siano veramente in pochi e siano almeno siano quelli che hanno provato iOS 6 e 7 che dicono che iOS 6 è meglio di iOS in un fatto di eleganza. Per Ci puoi scommettere. dire, tu hai un iPod di quarta generazione, un Che è molto iPod Touch sfasciato di ma quarta decente. generazione, Che è molto sfasciato ma decente. ancora la mia roba su quell'iPod. Eh? Che c'è ancora la mia roba su quell'iPod, eh? Pensa che non, ci, non, è, non posso accedere a questo iPod perché si è sfasciato il vetro. E a quando è che lo sostituisce? Bella domanda.
Non mi serve neanche, sinceramente. Sono solo il suo arco. Boh, sono stati a Londra. Parlarlo a me. Appunto. Tanto c'è ancora la tua roba. Appunto. Che poi a me sono piaciute molto dell'applicazione musica di Apple, mi sta piacendo molto le playlist Genius. Le Sarebbero? playlist, quelle che manda al server della Apple, la musica che hai comprato e ti fa una playlist in automatico con la musica simile. Per esempio, con la nuova versione di iOS dovrebbero mettere un'altra cosa che a seconda del tipo di musica, cioè analizza lo spettro della musica a seconda dello spettro musicale che c'è e te lo metti in diverse playlist. E Figo. quello deve essere una figata. Raggiungi Comunque, l'esatto in caverna. continuiamo il Fuck You Time. Ah sì, prima di tutto voglio sottolineare, sì, stiamo Sì, trasformando stiamo una trasformando serie di una Minecraft serie in di una serie Minecraft in una tecnica. serie Dettagli. sofismi. Dicevo, allora, prossima domanda. Sì. Ma hai messo il ferro in, come si chiama? Hai Cosa? messo il ferro in, come si chiama? Non mi ricordo. No, in fornace non c'è. Vabbè, andiamo. Raggiungimi in caverna. Continu Via, continuiamo. Sì, sei va in caverna. Ok. C'è una caverna, fidati. Continuiamo come il Fuck You Time. Quante lingue parli? Allora, so parlare bene l'italiano perché vabbè sono italiano, quindi quello è ovvio. Ma fanculo, c'è uno scheletro. Ne sono al corrente. E tu, boh, parla abbastanza bene anche l'inglese. C'è un ragno che sta arrivando. Sì, è vero. Cosa pensi del tuo professore di Ciao! francese delle medie? È simpatico, sinceramente, era simpatico. È vero, sì. Sì. L'ho incontrato da poco. Ma questa è un'altra storia. Sì, un'altra storia antistrana. Tu sai Lei. perché, e la Sì. fanno solo a te. Oh mio Dio. È pieno di mobba questo. Sì, io sto prendendo il ferro. Ed è pieno di ferro. Volevo dire pieno di ferro, ma poi ho visto un mob, ho detto mobba. Altra domanda. Ti prego, abbassa un po' il volume, mi sta insordando l'orecchio. Altre domande. Altre domande? Ah, questo rispondere. Qual è la tua più grande passione? Sono molto appassionato di anime ma e manga. Ok. Qual è il tuo Per la preferito? musica. Qual è il tuo preferito? Allora, il mio anime preferito per il momento è Kakushiki Hattors. Sappiate che io non ne capisco un cazzo, quindi giudicate voi o vedete. Anzi, non ho visto un altro da poco che sinceramente è quello che mi sta piacendo di più, si chiama Death Parade. Ed è veramente bellissimo. A me è piaciuto tantissimo. Mentre il manga preferito ha Ao no Exorcist, è veramente fatto benissimo, ci sono anche cose in più rispetto alla serie. Capisci, è finito il tempo, quindi passiamo a un'altra puntata. Io sono Spiegherò un tanto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi se non mi piace. Trovate sempre su Twitter, Google Plus, su Facebook, dove siamo presenti, TikTok, dove spieghiamo tutto l'official, oppure su Instagram, al nome di Spiegherò un tanto XLT, lui è pure Tommy, Spiegherò un tanto, ciao, Ciao a ciao, tutti, seguiamo passate su anche Twitter. per i miei social, mi sono dimenticato di dirvi che ho anche Tumblr se voi vi interessa, A ciao! Tumblr, ciao ciao! Tumblr!